Seguito per Jazz Convention, Rava plays Gershwin. Il concerto si è tenuto a febbraio all'Auditorium Parco della Musica di Roma con i musicisti del Parco della Musica Jazz Lab. Proseguono con Lotte Berg le interviste di Guido Michelone per Slideshow. Bollani riporta su DVD Carioca. Il concerto si è tenuto l'anno scorso nel Festival di Villa Arconati. Swingle Singer a Pescara, nell'ambito della stagione della Società del Teatro della Musica Luigi Bani. Gli eseguiti per noi Fabio Ciminiera. Con l'articolo sul concerto di Luca Biggio Quartet alle Ginestre, Lorenza Cattadori ci porta nei luoghi del jazz di Torino. Carmine Janieri, protagonista alla guida del suo quartetto del concerto alla Fondazione Pescara Abruzzo, benvenuto su Jazz Convention. Ciao, grazie a tutti, ciao. Partiamo proprio dal concerto che si è tenuto alla Fondazione, partiamo dalla scelta del quartetto, parliamo dell'incontro con questi musicisti. L'incontro, il quartetto formato da Massimiliano Coclite al pianoforte, Edmondo Di Giovanni Antonio al contrabbasso e Bruno Marcozzi alla batteria. È un incontro avvenuto già diverso tempo fa, abbiamo collaborato anche in altre occasioni, ad esempio con Massimiliano per il suo progetto Death Wonder. Sono musicisti con cui mi trovo benissimo, soprattutto amici, con cui condivido la scelta della musica da suonare e i gusti appunto della musica che suoniamo. E persone che mi danno la possibilità di improvvisare anche cose che al momento non sono state scritte in scaletta, come abbiamo fatto appunto sabato tra un pezzo e l'altro, nella prima parte del concerto. A diversi temi di Andrea Marcelli, tanto per fare un esempio molto concreto. Andrea Marcelli è un personaggio, è un batterista, musicista italiano che vive da anni all'estero.
Ho sentito parlare di lui tramite amici come Paolo Russo, Fabrizio Mandolini, Massimiliano Coclite. Si è rivelata una persona meravigliosa, nel senso che la proposta è stata proprio di Massimiliano di suonare un paio di brani suoi. Oltretutto sono stati, non so se si dice recensiti o comunque fanno parte del nuovo Real Book che i musicisti conosceranno sicuramente. Abbiamo scelto di fare questi brani perché intanto sono belli, sono dei brani molto belli. Li abbiamo provati, sono quelle cose che ti appartengono quasi subito, no? Una musica che ti piace, un modo di suonare che appunto ti appartiene, quindi abbiamo scelto di fare questi brani. Lui è stato contentissimo, oltretutto ci ha ringraziato e mi ha ringraziato personalmente. E dico, una persona meravigliosa perché è disponibile, una persona piena di entusiasmo per sé e per gli altri musicisti. We'll be right back.
protagonista di questo nuovo appuntamento con Dischi Parlanti è Pierluigi Esposito. Pierluigi Esposito, batterista, parliamo con lui del suo rapporto con la musica e dei dischi con cui hai scoperto la musica. Il mio primo disco in assoluto è un disco dei Police. Poi diciamo che è iniziata la passione per il jazz, quindi ho iniziato ad acquistare i primi dischi, insomma, dei batteristi, visto, diciamo, che lo strumento che suono attualmente, insomma, quello che mi ha affascinato da piccolo è stata la batteria, insomma, quindi acquistai un disco di Art Blakey dei Jazz Messengers, Moanin per la precisione. Quindi è praticamente cominciato subito subito l'amore per il jazz? Sì, sicuramente trascinato anche da persone che mi sono vicine. Ho la fortuna di avere un fratello sassofonista che già ascoltava jazz, quindi sono stato un po' avvantaggiato. Poi però ho iniziato, insomma, a scoprire quelli che erano gli artisti di cui ero più appassionato, che magari mi piacevano di più nel modo di esprimersi, di trasformare quelle emozioni dallo strumento alle persone. John Coltrane, Miles, ma non solo per me, magari musicisti di riferimento. Invece poi quando hai iniziato a suonare tu stesso, quali sono stati i dischi che hai utilizzato come riferimento? Sicuramente tanti dischi, perché per me studiare la batteria è stata anche l'opportunità di suonare, magari è un po' un metodo americano, quello di suonare sui dischi. Tra i primi riferimenti, sarà un po' ripetitivo, sono magari John Coltrane, Miles, ma anche artisti più recenti, magari qualcuno non c'è più purtroppo, come che stimo molto, come Bob Berg, Kenny Garrett, Joshua Redman, Brad Meldau, Svensson, tanti musicisti attuali, insomma, che stanno facendo veramente delle belle cose, quindi è una bella esperienza anche di studio, magari. Siamo passati dai dischi, ai CD, agli MP3. Come vivi l'evoluzione della fruizione della musica? L'opportunità magari che può dare il web è quella, ecco, di arrivare più velocemente magari alle persone, risparmiare, insomma, sicuramente. Però quella che per me è importante rimane, diciamo, la fisicità delle cose. Quindi per me è importante acquistare il disco. Quindi avere il progetto di un artista, famoso o non famoso, in casa, averlo lì, per me è importante mantenere quella che può essere anche una piccola risorsa magari di progetti di artisti che ci sono in Italia, in Europa, nel mondo, insomma. E quindi acquistare un disco è favorire questa opportunità che rimane al musicista magari di farsi conoscere e di fare altri progetti, suonare altri progetti, scrivere, comporre. Quindi in un certo senso l'idea del web è quella che ti permette di andare a colpo sicuro sulla conoscenza, ti permette di entrare in contatto per poi andare in negozio e comprare poi effettivamente il disco. Avere il progetto di un musicista, magari, ecco, delle belle esecuzioni o degli ottimi strumentisti, ma musicisti che vogliono dire qualcosa, insomma, vogliono farsi sentire, vogliono farsi conoscere. La domanda che chiude tutte le interviste di questa serie: qual è l'ultimo disco che hai ascoltato in questi giorni? Sì, è un disco che ascolto spesso perché mi piace molto, è un disco di Steve Grossman, sassofonista molto conosciuto, con Petrucciani, Steve Grossman Quartet, veramente un bel disco. Fan è la registrazione del concerto tenuta dal quartetto di Franco D'Andrea al Festival di Cirié. Gesù Tedesforo canta So Cool, un disco pieno di atmosfera e tradizione. Max De Allo e Bill Carruthers presentano Apnea, un disco ispirato dal romanziere Murakami Haruki. Blue of Mine è il sesto album del quintetto di Felice Clemente. Con lui Bebo Ferra, Massimo Colombo, Giulio Corini e Massimo Manzi. Il terzo appuntamento con la rassegna Ethno Music 2010 propone i suoni irlandesi della David Murley Band sul palco dell'Auditorium Flaiano di Pescara. Si conclude venerdì 2 aprile al Forte Prenestino di Roma la rassegna Jazz in Forte. Il primo concerto della serata vede impegnati i fratelli Ascolese con la riunione di Spirale, storico gruppo attivo negli anni 70. Il secondo set vede all'opera il New Heart Tune, guidati dai clarinetti di Alberto Popolla. Women in Soul 2010 si terrà dal 26 al 28 marzo presso il Teatro Traiano di Fiumicino,
La seconda edizione del festival ospita Our Life, Sheryl Nickerson, Emanuela Ottaviani, Paola Canestrelli, Wendy DeLuise e Feel the Spirit. Durante le serate verranno proiettati alcuni cortometraggi realizzati da registe e videomakers, che hanno scelto il linguaggio cinematografico per proporre una lettura originale della società contemporanea. Domenica, 28 marzo, il trio di Edmar Castaneda si esibirà all'UE Filo di Gioia del Colle. Ad accompagnare l'artista colombiano saranno la cantante Andrea Tierra e il batterista Eric Dove. Proseguono, al Museo del Corso di Roma, i concerti jazz nell'ambito della mostra di Edward Hopper. Venerdì 2 aprile, ore 18.30, sarà la volta del Michele Ariodante Trio, mentre mercoledì 7 aprile si esibirà il Vieno Piana Quartet. All'interno dei comunicati di Jazz Convention potrete leggere il programma completo del Ronciglione Jazz Spring Festival, 30 eventi durante le feste di Pasqua, per un nuovo festival di primavera del circuito jazzistico della Tuscia. Sabato 27 marzo 2010, il Tripping Trio di Eric Legnini sarà protagonista del concerto organizzato dal Piemonte Jazz Europa Network, presso Casa Olimpia Sestriere. Giovedì 25 marzo, l'Osteria per Bacco di Roseto presenta per la rassegna The Science of a Candle, trio composto da Alessandro Di Bonaventura, Fabrizio Ginoble e Luca Mongia. La programmazione jazz di Radio 3 è su Jazz Convention. In particolare vi segnaliamo l'appuntamento di martedì 30 marzo alle 20.30 con le registrazioni del concerto tenuto nel corso di Jazz and Wine of Peace 2009 da Jacques Dejonet and the Ripple Effect e del concerto della Civica Jazz Band diretto da Enrico Intra. Sabato 27 marzo l'hotel Villa Nakalua di Città Sant'Angelo presenta Jazz and Food. Sul palco l'Antabus Jazz Quartet, formato da Cristian Caprarese, Manuel Trabucco, Amedeo Orlandi e Luca Di Battista. Per le novità di Jazz Convention iscriviti a Jazz in. Siamo a Pescara, siamo alla Casa del Jazz, siamo con Marco Fumo, prima del concerto appunto qui alla Casa del Jazz. Benvenuto su Jazz Convention. Bentrovati. Partiamo dal concerto che terrai questa sera e partiamo dal repertorio che suonerai appunto agli ascoltatori. Allora, ho scelto di fare un omaggio ad uno dei più importanti compositori e pianisti degli anni 30, James P. Johnson. E per fare questo non è un concerto monografico in senso stretto, ma è un concerto incentrato sulle musiche di Johnson, ma anche in relazione ad altri pianisti e compositori dell'epoca che con Johnson hanno avuto a che fare. Per esempio Fats Waller, per esempio Duke Ellington, per esempio George Gershwin, per esempio Thelonious Monk. Il concerto che fai tu questa sera è diverso dal resto dei concerti della rassegna. Come vivi questa differenza? Come inquadri in un certo senso la musica colta afroamericana, il ragtime nell'ambito della grande famiglia del jazz? Diciamo che tutto ciò che è successo nel jazz successivamente al periodo che io affronto dipende da quello che è successo nel periodo in cui io diciamo affondo le radici. Thank you.
Qual è il tuo punto di vista sulla scena della musica del ragtime, diciamo, e della musica colta afroamericana in Italia in questo momento? Ma al di là di pochissime persone che lo praticano e lo suonano in maniera, diciamo, del tutto libera e non legata a schemi mentali o storici o stilistici, non è un discorso molto sviluppato. Ci sono nazioni in cui questo repertorio è molto più seguito, è molto più sfruttato, è molto più conosciuto. Per esempio penso alla Svizzera, che è un paese vicino a noi, dove durante l'anno ci sono parecchi piano contest tra diversi pianisti di ragtime, di stride piano, eccetera, che si incontrano e suonano pezzi vari, poi si suonano a due pianoforti, suonano a quattro mani, suonano tutte e quattro insieme, cioè c'è un certo divertimento.